La notte europea dei ricercatori con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla scienza dopo una serie di pre-eventi partiti nelle scorse settimane. Il 24 settembre l'appuntamento finale a Cagliari, all'Orto Botanico, in contemporanea con altre città in Italia ed in Europa. Rossella Romano. Sono anni che siamo impegnati con questa notte dei ricercatori, e la pandemia ovviamente ci ha tagliato le gambe, ma abbiamo voglia di ripartire. Per Cagliari a capofila, ma abbiamo studiato con tutti i nostri partner, un programma che potesse permettere anche un'attività in presenza. Riusciamo a farla all'Orto Botanico, il nostro polmone verde, quindi siamo contenti di questo. Le persone si devono incontrare, devono ritornare a parlarsi anche di ricerca, ovviamente. Il 24 settembre la ricerca torna protagonista nella Notte Europea dei Ricercatori con una serie di eventi che si terranno all'Orto Botanico di Cagliari dalle 16 alle 22 per condividere la passione e il valore delle competenze scientifiche con il grande pubblico. Si muoveranno lungo questo percorso ideale, passando da incontri con la scienza, a esperimenti e dimostrazioni, a contenuti multimediali di presentazione di grandi attività. Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione e il Green Pass. Con la notte dei ricercatori, l'Università di Cagliari si prepara così ad un nuovo anno accademico in presenza. Noi avevamo già a luglio annunciato che si rientra in presenza con turnazioni, con attenzione massima alle disposizioni di sicurezza personale e adesso con l'introduzione del Green Pass, ma allo stesso tempo trasmetteremo a distanza le lezioni, gli studenti avranno la possibilità, per impossibilità o per scelta di rimanere a distanza, ma fondamentalmente l'università è in presenza.